Ciao, sono Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo ad applicare delle cose di cui abbiamo parlato nei video precedenti. Perché? Perché insegna qualcosa a qualcuno e se lo dimenticherà. Faglielo fare e se lo ricorderà per sempre. Quindi, preso da questo bel detto, andiamo, ti invito a prendere il tuo basso elettrico e andiamo a mettere in pratica quello di cui abbiamo parlato, cioè abbiamo parlato di scale maggiori, di alterazioni in chiave e di 5 posizioni. Prendiamo una scala a caso con i diesis, prenderemo il re maggiore, poi magari farò un altro video con i bemolli, così ce la calcoliamo anche lì sopra. Calcoliamo le alterazioni in chiave e andiamo a vedere le 5 posizioni, come ricavarsele e come suonarle, le suoneremo insieme. Allora, re maggiore, ricordo, per l'alterazione in chiave noi abbiamo la nostra saetta, l'avevo denominata, che è l'ordine dei diesis, che devi sapere bene a memoria, non a memoria, devi ricavartele sul basso. Partono da fa, fa, do, sol, re, la, mi e si. Per re maggiore avevamo visto che prendevamo la nota prima di re, quindi cosa c'è prima di re? Il do. Il do è l'ultimo dei diesis che ha la scala di re, e quindi partendo dall'inizio della saetta, quindi dal fa, quando troviamo il do ci fermiamo e quelli sono i nostri diesis. Quindi dobbiamo re maggiore, la settima è il do, la settima nota, quindi fa, do, lo troviamo già come seconda alterazione, quindi fa diesis e do diesis in chiave. La scala di re maggiore ha questi due diesis che andremo a incontrare nelle nostre 5 posizioni, perché se io vado a suonare solo la scala di re maggiore, allora mi metto col dito 2 sul re, vado a cercare un re, re, tasto 5, corda di la, e posso suonarmi la mia posizione 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, cioè re, mi, fa diesis, sol diesis, la, si, do diesis e re. Vedi che ritornano le mie due alterazioni in chiave. Nelle 5 posizioni invece dobbiamo sfruttare tutte le corde e senza spostare la mano, e quindi andiamo non necessariamente a partire dalla nota re, cioè dalla tonica, ma partiamo da un altro grado della scala. Abbiamo anche parlato di gradi, se non sai cosa sono vai a vederti i video vecchi, e andiamo a suonare senza muovere la mano più note possibili. Quindi senza suonare corda vuoto, ci sono un po' di regolette di cui ti avevo parlato. Allora, quindi senza corda vuoto, la corda vuota era mi, partiamo chiaramente dalla nota più grave che abbiamo. Dopo il mi c'è il fa diesis, perché il re maggiore ha fa diesis in chiave. Quindi partiamo da fa diesis e andiamo a calcolarci i gradi e le note della scala di re, finché riusciamo a prenderli senza muovere la mano. Quindi fa diesis, sol, la, si, do diesis, re, la mia tonica, mi, fa diesis, sol, la e si. Ok? Riesci a starci dietro? Se no, facciamo anche una volta un po' più lento, perché chiaramente devi conoscere le note della tastiera, devi conoscere le alterazioni in chiave, ci sono, no, potrebbe non essere semplicissimo. Quindi ripartiamo un attimo dal fa diesis, quindi possiamo anche ragionare a mo' di gradi, cioè fa diesis è la terza maggiore di re, dopo c'è la quarta che è il sol, la quinta che è la, il la sta sotto o sopra, dipende da come guardi il basso, alla sua tonica che è re, è questa. Quindi fa diesis, sol, la, il si e il se è la sesta minore, do diesis la settima maggiore e finalmente cado sulla tonica re. Mi seconda, fa diesis terza maggiore, sol è la quarta, la e si. Mi fermo sul si perché il mignolo potrebbe prendere ancora il do, ma io ho il do diesis in re maggiore, e quindi per prendere il do diesis avrei dovuto fare uno spostamento e quindi un allargamento, cosa che nelle 5 posizioni non c'è, e quindi mi fermo al si e torno indietro. Si, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, si, la, sol e fa diesis.
Per la posizione seguente, la seconda posizione, vado nella nota, vado a cercare nelle note che ho dopo. Essendo dopo fa diesis io ho sol, essendo a distanza solo di semitono, però fa diesis e sol, praticamente sono la stessa posizione, perché se io tolgo il fa diesis, tutte le altre avrei la mano messa uguale. Quindi quando abbiamo un semitono di distanza sono inglobati in un'unica posizione, quindi devo saltare alla nota dopo. Fa diesis, sol, la, il la è la quinta di re. Partiamo da la, piano piano, e ci andiamo a calcolare e suonare la posizione, in questo caso la seconda posizione in re maggiore. Prima ero partito con l'indice. Praticamente nelle partenze delle posizioni o parto con l'indice o col medio. Se partissi con l'indice andrei a fare la si e poi avrei col mignolo il do naturale, ma a me serve il do diesis perché, come ti ho detto prima, è un'alterazione. Quindi non parto con l'uno ma parto col due, la si, e qua mi ritrovo il do diesis, settima maggiore, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis e re. Questo è particolarmente facile, re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, si, la. Perché particolarmente facile? Perché una volta che ho suonato la, si e do diesis, mi ritrovo col dito 2 sulla tonica e da qua parte quella che a me piace chiamare la mia autostrada, che è appunto la posizione 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Quindi, andando avanti, andiamo sulla terza posizione, dopo aver fatto fa diesis e sol, che erano un'unica posizione, il la, andiamo su quella dopo, che è un si. Con che dito partiamo? Si, io guardo si, do diesis, re, quindi con l'indice. Se fossi partito col medio avrei fatto si, do diesis, e poi mi mancava il re. E quindi parto con l'indice, si, che, si, che grado è della scala? Sesta minore, la relativa minore si dice. Quindi parto dal si, che è la sesta, si, do diesis, settima maggiore, re, tonica, mi, fa diesis, sol, la, si naturale. Attenzione qua, devo andare a prendere il do diesis. Qua non posso andarlo a prendere perché farei un allargamento, quindi facciamo quello che si chiama scivolamento e andiamo su di una, quindi la, si, andiamo su di una con l'indice, do diesis, re, e poi abbiamo ancora il mi da prendere. Tornando giù, attenzione, mi, re, do diesis, ritorniamo nella posizione di prima, quindi con la, col si, scusa, dopo il do diesis c'è il si. Attenzione a tornare con l'anulare, verrebbe da prenderlo col mignolo perché mi, re, do diesis, si, però poi mi incasinerei col resto della posizione, quindi così come saliamo cerchiamo di scendere, mi, re, do diesis, con l'anulare si, la, mignolo, sol, fa diesis, mi, re, do diesis e si. E anche la terza posizione è andata. 1, 2, 3, quarta posizione, dopo il si cosa viene? Do diesis, dista più di mezzo tono dal si, sì, dista un tono, e quindi è una posizione a sé stante, anzi do diesis sarà anche quella che ingloberà il re maggiore. Quindi in questa posizione noi partiamo dalla settima maggiore, farà un pochettino strano perché noi siamo abituati a fare da tonica a tonica. Quindi partiamo dal do diesis col dito 1, do diesis, re, da qua parte l'autostrada solita, mi, fa diesis, sol, la, si, do e re, quindi fin qua non dovrebbero esserci problemi. Poi abbiamo il mi con l'indice, fa diesis e sol, quarto grado e sol. Cerca più possibile di guardare dove sono le toniche e le note che suoni, oltre al nome della nota, pensare al grado. Quindi io so già che le mie toniche, anche senza guardare, sono qua e qua, re, re. La mia quarta sta qua, il sol, terza maggiore, fa diesis, mi, la seconda, eccetera, eccetera. Torniamo indietro, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis. Benissimo, arriviamo all'ultima posizione. Abbiamo detto che do diesis re sono inglobate. Partiamo dal mi. Mi, fa diesis, sol, la,
Sì, attenzione qua, stesso discorso di prima, qua avrei il do naturale, qua sarebbe un allargamento, quindi la si, faccio lo scivolamento sul do diesis con l'indice, re, mi e completo, fa diesis, sol e la. Poi torniamo indietro, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, torno in posizione con l'anulare così come ero salito, si naturale, la, sol col mignolo, fa diesis e mi. Allora, all'inizio sicuramente ti ci andrà più tempo a farle, perché il mio consiglio è sempre quello di ricavarle, pensare ai gradi, pensare alle toniche, pensare alle alterazioni, ci sono tante cose da mettere dentro. In tutto questo però ricordati che stai facendo anche tecnica, perché le dita le uso sempre tutte e quattro, la posizione rimane quattro dita, quattro tasti, quindi hai tanti benefici. All'inizio ci metterai magari anche 5-10 minuti a fare le 5 posizioni, poi devi tornare indietro, chiaramente. Dopo un po' vedrai che le farai in maniera sempre più veloce, ok? Prova, sperimenta, magari anche con altre scale maggiori, e fammi sapere come ti trovi. Grazie ancora e noi ci vediamo poi al prossimo video. Mi raccomando, poi parti dalla quinta e torna indietro. Thank you.